Si è tenuta a Roma martedì 19 aprile, presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa, la conferenza stampa di WISP Roma e Libera con cui le associazioni affidatarie della Spiaggia Libera SPQR comunicano la nullità della convenzione contratto per violazione di norme imperative. Il 22 aprile le associazioni riconsegnano aree e manufatti all'amministrazione comunale. Rimane la certezza di aver colto nel segno. Noi abbiamo aperto una breccia. Signore, chi l'ha chiamato lungo muro? Hanno costruito un muro e l'hanno presidiato. Ogni porta, ogni cancello è un presidio. Non può esistere lungo quel muro una breccia. Il momento che tu crei una breccia e crei la sensazione che quel muro si può attraversare senza dover passare attraverso i corpi di guardia, hai spaccato una storia. L'hai attraversata in due, l'hai deflagrata. Non doveva quella storia andare avanti. Libera aveva accolto la bella proposta fatta dalla WISP di avviare un progetto imprenditoriale e sociale su una delle spiagge libere di quel municipio, quindi su uno di quei settori su cui era importante provare a portare un'esperienza nuova di gestione, ma anche di aggregazione e di socialità. Libera e la WISP a livello nazionale. Da sempre, la WISP è una delle associazioni che ha fondato Libera nel 1995 e quindi da sempre ci sono stati dei momenti, una continuità di impegno sui temi della legalità nel mondo dello sport, la lotta al doping e per la promozione sociale attraverso la pratica sportiva. Promozione sociale attraverso la pratica sportiva.